Anya! Anya, mi! Ma è commessa da matrimonio qua, quasi. Tu la birra la prendi con la mano destra, giusto? E io lo riempito, mi riempito di lavare, certo. Ok. Molto gusto. Ragazzi, siamo in un'area di sosta che è praticamente in mezzo alle montagne, in mezzo a una valle, no? Mezzo dei peggi. Siamo circa quanto? 500 metri. 500 metri, in mezzo sono colline pre-montane. Siamo tre camper, ci sono circa quattro piazzole belle abbondanti, acqua montana, e prima di andare via mi faccio un bel carico. Sono due che hanno spaccato i marroni da stamattina col tagliaerba. Mamma mia! Hanno finito adesso. Sì, ma qualcosa di fenomenale. Qualcosa di continuo proprio. Cioè, che sia un tagliaerba, tipo di cespugliatore, soffiafoglie, ma madonna. Se vanno ancora avanti, sono le 7:20. Ma c'è buio, in giro ancora. Cioè, sta gente qui veramente lavora forte, ragazzi. Io sapevo che i bergamaschi lavoravano forte, ma questi qui lavorano o sono sulla loro terra, sì, potrebbe anche essere, magari, o magari sono del comune e finiscono, fanno lavori a progetto e non a tempo. Ma qua sai cos'è, va di moda proprio anche tra alpini e tutte quelle cose lì, no? Allora, se metti tutti insieme e fanno il mestiere? Così almeno teniamo pulito il paese? Sì, sì. Bella come cosa, però, dai. Facciamo dappertutto, così sarebbe una cosa bella. Sì. Salute. Alla nostra e alla vostra, raga. Sarebbe una bella cosa se riuscissero a fare tutti i paesini così. Vabbè. No, nelle comunità montane sì, lo si fa ancora. Ma per rispetto per il territorio. Sì, ma è perché proprio si tengono il paese, no? Ci tieni, esatto, ma secondo me... Questa cosa, vedi? Questa cosa un turista che arriva la sente. È per quello che ci siamo parlati prima di quella signora che ha messo quella cosa là nei cestini. È perché magari dà fastidio a gente che viene da fuori. E sono chiusi loro, no? Sono loro la loro comunità, loro, quello che viene fuori. Chi è quello lì? Lo guardano con sospetto? Sì. Però sì. Loro fanno così, ma non è che vengono a romperti le balle. Vabbè. Però sono gesti che trovi dappertutto, no? Sì, ma per carità, se qualcuno dovesse dire qualcosa, bisogna dirgli, guarda, vai a vedere la telecamera che è proprio lì messa apposta, e lì c'è qualcuno che... Comunque sia, ci siamo fatti spaghetti corti, con i cosi, con i verdure, zucchine, zucchine, carote, no, zucchine, peperoni, melanzane, roba buona. Petito. Piatto unico, ricco. Oggi è per il pranzo. Eh? Oggi mi ho fatto per il pranzo. Una specie, sì. Sì. Una specie di pizzetta. Una sì. Con una birrettina leggera. Yes. E comunque, raga, stare soli è pesante, però almeno se trovi un amico come Stevie che non gliene frega niente, te la fa passare. Lui è un full timer fantasma, perché non vuole farsi un canale, non gliene frega niente. Io preferisco toccare di mano, di persona, gli amici. Ognuno giustamente la vede a modo suo, chiaro. Ma chissà, mai viene mai. Magari. Certo, magari un giorno si rompo talmente tanti coglioni che mi mandi a fanculo e mi dici ok, apro un canale ma ti mando a fanculo, sarebbe anche... Sì. Sì, sì. Dovete sapere che Stevie non ama la birra chiara leggera, lui ama solo la Super Tennis. Io invece non riesco a bere la sua birra, che è veramente forte. Cino, Stevie. Vai. Dai, butto so, che questa chila è la metà della quella che sta bevendo. E
con questo, ragazzi, da quel di Bergen, vi siete fatti una cena con Stevie e Jobs. Ciao, buon appetito a voi. Ciao, ciao ragazzi. Voi.